timbro caldo, pastoso e morbido dei clarinetti ha invaso la navata centrale della chiesa di San Giovanni Battista, Gizzeria, in occasione dell'ensemble di clarinetti in concerto andata in scena sabato scorso. Ad organizzare l'evento, il Conservatorio Torre Franca di Vibo Valentia, diretto dal professore Francesco Antonio Pollice, l'Associazione Promo Cultura, presieduta dal professore Davide Rotella, l'Associazione Musicale Banda Città di Gizzeria, presieduta da Claudio Mastroianni, e la Parrocchia di San Giovanni Battista, nel comune del Catanzarese. Ad esibirsi 8 maestri del Conservatorio Torre Franca, con la partecipazione straordinaria del maestro Mauro Ferrando, primo clarinetto dell'orchestra e della filarmonica del Teatro alla Scala di Milano, che hanno proposto un repertorio poco conosciuto e raramente presente nei programmi concertistici, che comprende composizioni dal barocco alla musica contemporanea, intercettando anche brani di musica etnica e jazzistica.